e più lunga. Cos'è veramente un coltellaccio gigantesco da lavoro. Questo, vabbè, vi avevo detto che è un altro delle armi bianche che si fora sciapo, questo è inglese, uno dei classici macete, e vabbè, veniva ad operare per tagliare arbusti, alberi, e dopo se capitava anche qualcos'altro. Adesso meglio un po' di armi. Seconda guerra mondiale comunque. Dopo, gli elmetti che vedi sopra, purtroppo finché ha dato sul colore sopra, che non sa il suo, e allora questo qua è il classico modello 15, si chiama Adrian perché noi altri nel 15 li avevamo comprati, cioè essendo alleati dei francesi ne è stato dato una partita di elmi che c'era fatti come che vedi in diversi pezzi, la calotta, la cresta, il frontino diviso in due parti, parte davanti e parte da drio. E allora, sti modelli qua veniva dati agli italiani in colore blu, invece i francesi lo aveva in blu, però gli aveva l'emblema nazionale francese, a seconda del reparto, gli aveva su la corona, eccetera, eccetera, dipende dal gruppo. Dopo, quando che gli italiani avevano la licenza per farli, sì, che abbiamo fatti in casa nostra, allora c'era grigio verde. Sempre in quattro pezzi così, però grigio verde. La funzione della cresta. Solo motivo di areazione. Areazione? Sì, sì. Perché dentro se vedi, che adesso questo è più vedi anche da sotto. Sì, è un po' scassato il coso, però qua c'è due busetti che serviva a far respirare un po'. Io di spessore. Sì, se voi altri sapete, ma un elmo austriaco, vi rendi conto che un elmo del genere resisteva non ai colpi del fucile, non alle schegge, probabilmente a qualche sasso tirato a distante, però. Fasi conto che questo qua pesa dai 6 completo, dai 6,50 ai 7,20 grammi, e l'elmo austriaco siamo sui 1,200-1,300, 1,200 kg. Praticamente quasi il doppio. Per quello c'era molto ricercai quei austriaci e i nostri venivano ad operare come ferraglia naturalmente. Questo è il modello italiano 16. Quello, essendo fatto di diverse parti, richiedeva una lavorazione molto elaborata. E un pezzo, due pezzi, e salda, e rivetta, e dai. Questo c'era soltanto una piastra, tum, a stampo, e che metteva sulla crestina. Questo è il modello 16 italiano, classico, colore non è il suo, grigio verde che avevamo noi altri. Dopo, a mascherina, i nostri elmetti che aveva su spesso, che aveva su l'emblema, per esempio gli alpini che aveva l'aquila con a mascherina nero, dopo non so che c'erano i carabinieri, ogni reparto che aveva il suffragio, ma adesso si tende a vedere che ne tanti in giro, ma il 90% noi siamo buoni. Qua bombe vedi un campionario dai calibri grossi fin ai calibri più piccoli che si trova dentro sua bacchechina, che è il 37. Qua partiamo da calibri grossi 280-220 e via via, adesso man mano che tosi vedi che 149. Se è un'abbreviazione, chiaramente 149 se è il diametro 105, vari tipi di 105, perché tutti gli eserciti che si entrano in campo nella prima guerra mondiale fasi conto che doparava cannoni dell'800, del metà 800, quindi doparava cannoni in bronzo, doparava cannoni da marina tirati su dai navi e messi su affusto fisso, perché qualsiasi roba che tirava andava bene, insomma. Per cui si trova anche dei calibri talmente strani o delle robe tipo palle così di ferro o di piombo, roba che sicuramente gli viene da pezzi di artiglieria di vecchio stampo, insomma. Dopo, non è così semplice
il discorso dei calibri e dei vari tipi di granate e artiglieria. Perché? Perché fasi conto che a parte che ogni esercito che aveva i suoi calibri, che non corrispondeva per esempio all'esercito italiano, non aveva calibri identici a quello austriaco e neanche a quello francese, gli era simile a volte però non uguale. E che c'era diversi tipi di granata, che poteva essere granata perforante, dirompente, esplosiva, a shrapnel, che è questa, che è classica, qui con i baete. Per tutti i primi periodi le baete c'era di piombo. Dopo, man mano che si andava avanti, e vista la mancanza di materia prima del piombo, cosa facevi? Facevi baete di ferro. O addirittura trovai dentro anche su certi calibri così, trova dentro residui di lavorazione del ferro, tronchetti dei tondini del ferro, tagliai, tutto andava benissimo, schegge, tocchi di ciò, qualsiasi roba. La diversità, diciamo, principale tra le granate e gli shrapnel, per farvi a breve, non per qua genere. Gli shrapnel aveva delle spolette a tempo. Aveva delle spolette regolari a tempo perché gli doveva esplodere per aria per fare il suo effetto. Doveva esplodere a certa altezza per aria in modo che tutte le baete cascassero su e colpisse l'obiettivo dall'alto verso in basso. Se cascava su per terra, non faceva niente. Ma anche a vaga poteva fare qualche danno alla spoletta. Ma soltanto quella, perché dopo si insabbiava e si interrava e non succedeva niente. Le funzionava solo se le esplodeva per aria, buttando giù il suo carico dall'alto. È inutile dirvi che grossi calibri come questi veniva sparati da gittate, cioè da diversi chilometri, 5, 7, 8, 10 chilometri, robe del genere, calibroni grossi. La roba piccola, tipo i 65, 75, 70, chiaramente si scala distanza, si va su distanze molto ridotte. Addirittura se passa ai 37, che c'è quel piccolino che vedi dentro là, che veniva ad operare per colpire particolari postazioni, perché era talmente precisi che veniva a portare, non so, da una trincea all'altra, cioè a 300 metri di distanza, che aveva da colpire una feritoia, perché là si sapeva che c'era una mitragliatrice, e lui si portava questo cannoncino qua che aveva una precisione micidiale. Questo è il 37. Adesso normalmente purtroppo si trova spesso in giro roba così, che è un po' più grossa del 37 originario, no? Il problema è che dentro gli è ancora perfettamente funzionanti questi, e gli è estremamente pericolosi, gli è uno tra i colpi più pericolosi di tutti quei che vedi esposti qua, senza dubbio, i signorini qua. Se anche avessi da trovarli in giro per il bosco, che gli è chiusi qua a punta così, a sei stare che è molto meglio, perché gli ultimi incidenti che si è successo anche tra recuperanti esperti un paio d'anni fa, gli si è successi con questi signorini qua, e c'era gente esperta che ha scaricato a 40 anni e che ha sai ma ancora con questi. Qui con questi rapini dentro, che aveva un diaframma qua a metà, che aveva un tondino di ferro, con un buso dove partiva dalla spoletta, partiva il detonatore che andava in fondo la carica. E in fondo la carica già di fondo qua sulla bomba, in modo che quando è partita dal fondo qua, la spuola fuori la spoletta che era appena finita, la spoletta faceva partire fuori, e tutte le baete delle qua che erano in su le veniva proiettate verso fuori, non è che la fosse tutta piena di baete, le aveva carica in fondo qua, un diaframma con un buso in mezzo, e questo qua risultava fuori davanti le baete e andava a finire sulla gente, insomma, la funzione sua. Ecco, adesso mi chiedo scusa Giuseppe, adesso mi hai fatto ricordare una roba importante. E per quel che riguarda i colpi a shrapnel, c'era anche qui che c'era chiamai a doppio effetto. Doppio effetto cosa vuol dire? Vuol dire che c'era una spoletta che aveva la sua carica di esplosivo, un etto, due etti di tritoio, che faceva esplodere sia ea che dentro l'involucro che lanciava i baete. Quindi tante volte adesso se può succedere in montagna di trovare queste spolette, perché se queste le si chiuse e dentro le ha un netto detritoio che avvaga bene, le più piccole le ha un netto detritoio.
Quindi non conoscendo anche, per esempio voi altri, se ve camminare, se ve a funghi, se ve in montagna, eccetera, se trovate spolette del genere a sé perdere, anche se sembra scariche, se sembra chissà cosa, perché può anche darsi che sia uno di quei a doppio effetto e quei che signorine là non si sa mai come che funziona. E questo è il corollo del forzamento dei colpi e di questi. Cosa servivi? Quando chi passava dentro nel canone, il canone aveva canna rigà e chiaramente veniva a segnare. Qui che sei diritte, vedi, queste se tu ti passai attraverso la canna del canone. E questa no. Perché sei dritta. Queste veniva ad operare spesso per fare piccoli lavoretti in trincea. Gli altri vedari o gavari in casa o qualcheduno, se faceva i bracciaetti, se faceva i ricordini con su scritto Asiago 1915-18, dopo li portava a casa per la famiglia, eccetera. Tanti di questi, bossi qua di Otton, veniva a lavorare nei primi anni 20 e veniva messi normalmente nei cimiteri come vasi da fiori, 90 volte su 100 anche qui. Dopo lentamente, poco a volte, si spariva dai cimiteri, raccolto come materiale buono perché l'Otton era... veniva a pagare molto bene in quegli anni là e quindi si inga a salvare, però tanti se andai. Mi sono smettegato di dirvi prima, questa è un'altra baionetta austriaca, veniva fatta, si chiama modello Ersatz o modello d'emergenza. Verso la fine della guerra, da 17 in avanti, tutti quanti gli eserciti cominciavano un po' a avere l'acqua a gola perché quel che riguardava il materiale, sia le armi che l'equipaggiamento. E allora cosa che c'era? Si lasciava perdere le belle baionette col manico in legno, lavorate, sagomate, eccetera. E si andava via un po' alla grande, cioè pezzo di ferro, girà e adatta per essere fatto funzionare sui vari fusili. È ovvio che siccome tutti gli eserciti che aveva tanti tipi di fucili, moschetti, carabine, eccetera, e doveva fargli un attacco che andesse bene per ognuno di questi. Ma non c'era un gran lavoro perché vedi, è un tocco di ferro piega e dopo gli adattava o a canna per il calibro o l'attacco da drio per il tipo di fusile. Addirittura chi ne è di queste qua austriache che veniva a modificare per essere ad operare sui nostri 91 di preda bellica e che faceva apposta insomma. Ecco. Questa chiaramente non è la sua baionetta originale. Però la veniva adatta in modo da andare bene anche sul moschetto austriaco. E questo invece è l'italiano. Baionetta anche qua spartana, questa veniva ripiegata su e veniva ad operare bersaglieri, arditi, truppe che aveva bisogno di un fusile leggero, pratico, da mettere via velocemente senza avere il 91 che vedi le 60 cm più lungo, c'è un arsenale non da poco da muovere, molto pratico, certamente che aveva una gittata molto più corta, precisione un po' più limitata, però anche questo noi poteva lamentarsi che gli italiani chiaramente si entra in guerra nel 15 che mitragliatrici che ne aveva talmente poche che abbiamo cominciato a chiedere agli alleati che ne dare. Gli alleati, i primi alleati, i francesi, e allora abbiamo cominciato a darne le Saint-Étienne. Questa è l'astra per la mitragliatrice Saint-Étienne. Però tieni presente che non c'è paragon tra le nostre mitragliatrici e quelle austriache. Perché qui austriache, dopo vedremo di là, lega cassettine, dei nastri, che continuava a funzionare sempre, 200-300 colpi sempre, non si fermava mai. Fasi conto voi altri, fasi il paragon, finiva sti 20 colpi, fuori alla lastrina, su un'altra lastrina e caccia dentro. Si inceppava, fuori, fasi conto. Cioè due tipi.